Se io fossi un angelo, chissà cosa. Sono trascorsi 3 anni da quando il nostro amato direttore Pasquale Paciglio ci lasciava. Noi vogliamo ricordarlo con la simpatia che lui stesso sprigionava accanto alla serietà e alla professionalità del suo lavoro di cronista. Il direttore Pasquale Paciglio ha vissuto fino all'ultimo con il sorriso, la voglia di stemperare, di divertirsi e di divertire, come vediamo in questa performance, in una delle edizioni di Simpaticamente Cantando. Ma Pasquale era anche e soprattutto un cronista scrupoloso, un anchorman eclettico e poliedrico, il cui scopo è stato quello di informare i telespettatori sugli eventi come sulle piccole storie dell'Abruzzo. E i nostri telespettatori, grazie alla sua empatia, lo consideravano un po' come uno di famiglia. Fino a quel triste 29 luglio del 2016, quando a 67 anni si è spento a causa di una malattia che in tanti pensavamo avesse sconfitto. Ma come lui avrebbe voluto, quest'anno nessun panegirico né piagnisteo, ma il nostro direttore Pasquale Paciglio lo vogliamo ricordare così. Al direttore, perché il brano non è facile, non è facile cantarlo sulla base. Poi tu hai usato un ottimo italo-americano, lo slang che usava Lumonte quando non doveva dire niente. Quello è lo slang di chi non sa l'inglese. Esattissimo. Hai studiato molto bene. Sì, il brano. Non era facilissimo. Poi... Passiamo oltre. No, complimenti, complimenti grazie, al direttore, grazie. Per me è vincitore morale.